benvenuto anche all'avvocato Francesco Minutillo, che è l'autore di questo libro di cui oggi parleremo un pochino insieme. Intanto grazie a Domenico ed Adele Morosini, i proprietari di questo luogo, che come al solito sono sempre aperti alla presentazione di novità editoriali come questa, anche quando si tratta di temi così delicati come quello che andiamo ad affrontare oggi. Allora, il titolo del libro, pensate un po', è Anche i fascisti hanno diritti. 70 anni di processi al saluto romano, spunti per l'autodifesa e la difesa dell'imputato fascista. Allora, la prefazione è di Franco D'Emilio, che immagino tutti voi conoscerete, ma qui abbiamo l'autore, l'avvocato Francesco Minutillo, al quale lascio subito la parola, perché chi ha scritto un libro, come vi ho detto, è un avvocato, e chi scrive un libro ha diritto a spiegare qual è il significato più intimo di questo lavoro, un lavoro editoriale che è sempre frutto di lunghi e grandi sacrifici. Io ho dato un'occhiata al libro, non ho avuto ancora il tempo di approfondirlo come avrei voluto, cosa che farò nei prossimi giorni, l'ho ricevuto soltanto ieri, però già vi dico che è chiaro che il tema è squisitamente giuridico, non per nulla l'autore è un avvocato, ma il linguaggio che Minutillo usa nel raccontare queste vicende, e fa un lungo excursus anche lungo la storia di queste vicende, è un linguaggio comprensibile veramente a tutti, quindi anche chi non dovesse avere una formazione giuridica non avrà alcuna difficoltà assolutamente a comprendere quali sono i concetti e come vengono sviluppati. Diciamo che dividerei questa nostra chiacchierata in parti, un po' come è diviso in parti questo volume, e partirei proprio dall'inizio. E l'inizio, la parte prima, è l'invasore detta legge, quindi dal trattato di pace alla 12ª disposizione transitoria della Costituzione e alla legge Scelba. Lascio volentieri la parola all'avvocato Minutillo, per il quale vi chiedo un applauso. Grazie. Grazie mille. Intanto ringrazio anch'io Morosini per l'ospitalità in questo luogo, soprattutto per, ancora una volta, la volontà di testimoniare e di voler fare cultura su temi che non sono spesso temi che hanno diritto di cittadinanza dappertutto, soprattutto un tema come questo, in cui si va a commentare e a ragionare su quelle che sono state, prima che le sentenze, le decisioni dei tribunali d'Italia negli ultimi 80 anni, 70 anni, 70-80 anni, cioè dal 52 ad oggi, sulla responsabilità presunta o dichiarata di persone perché facevano qualcosa di fascista, il ragionamento che ho sentito il dovere di compiere è stato innanzitutto un ragionamento di tipo legislativo, perché le sentenze partono, cioè arriva il punto di approdo di una normativa, di una decisione legislativa, quindi di una legge che viene emanata da un'autorità e che dispone che qualcosa, una determinata condotta, debba assistere ad una responsabilità di tipo penale. Quindi il libro è un po' strutturato in tre parti, cioè la prima parte relativa alla legge Scelba, e si cerca di capire da che cosa nacque la legge Scelba, la seconda invece sulla legge Reale e Mancino. La Reale la conoscono un po' in pochi, è meno conosciuta, ma la legge Mancino la conoscono tutti, e anche qui cercare di capire che leggi furono e perché vennero varate, e in ultima insomma si incomincia ad andare a vedere quelle che sono le sentenze più recenti della giurisprudenza in ordine a manifestazioni di carattere per così dire fascista. E allora ecco, intanto una premessa, che è quella del titolo del libro, Anche i fascisti hanno diritti. Cioè, chi mi ha detto, ma è un titolo provocatorio, come se riconoscere che anche chi nell'Italia del 2024 si dichiara
o comunque manifesta una ideologia assimilabile a quello che era il pensiero del partito fascista, almeno in parte, sia qualcuno al quale non si devono dare diritti. Allora diventa provocatorio dire: beh, i diritti ce li hanno tutti, ce li hanno anche i mafiosi in carcere, ce li hanno anche gli immigrati che arrivano dopo un minuto sul nostro suolo, diventano soggetti che hanno, che sono centri di diritti, no? Persone che hanno dei diritti. Dire che anche chi è fascista, l'Italia del 2024, ha goda dei diritti riconosciuti dall'ordinamento, possiamo anche poi dopo vedere quali e quanti sono, è un'affermazione che non dovrebbe essere considerata provocatoria in un paese e in una repubblica che ha come proprio fondamento una Costituzione che, chiamano loro, è stata varata, approvata e promulgata proprio nel nome della libertà. Il primo grande diritto del quale la Costituzione si fa in teoria garante. Ecco che allora noi comprendiamo questa perplessità di chi ragiona sui concetti di diritti in relazione a un certo gruppo di persone, se andiamo a capire, a vedere da dove tutto è iniziato. Perché? Perché tutto iniziò quando il Parlamento nel 1952 approvava la legge Scelba, e approvava la legge Scelba giungendovi dopo un dibattito parlamentare. Allora, la legge Scelba veniva presentata dai relatori di maggioranza come una legge necessaria perché la nostra Costituzione, in quella che è stato richiamato proprio nell'incipit della prima parte del libro, la 12ª disposizione transitoria e finale della Costituzione, stabiliva che fosse vietata la ricostituzione del partito fascista in qualsiasi sua forma. La legge Scelba era la attuazione legislativa di un principio costituzionale. Quindi nel programma della Costituzione c'era questo obiettivo. Il Parlamento, 7-8 anni dopo l'approvazione della Costituzione, mise mano alla legge ordinaria per approvare questa disposizione. E il dibattito fece immediatamente emergere quello che era lo scopo di quella legge, e nel dibattito noi vediamo già scontrarsi le due Italie che erano uscite dalla guerra. Allora, la prima Italia, quella che aveva vinto, che stabiliva che il essere fascisti era reato e andava perseguito, quindi l'apologia del fascismo, la manifestazione del pensiero fascista e tutte le condotte, la ricostituzione, anche l'organizzazione associativa e politica del fascismo, e dall'altra invece un'Italia che invece in quel momento era stata dall'altra parte, ed essendo stata dall'altra parte manifestava il diritto di esistere e di poter incidere in una comunità della quale faceva parte, insomma, indubbiamente. E allora, se noi leggiamo, non dico gli estratti del dibattito, ma le affermazioni che vennero fatte da alcuni personaggi, che deputati e senatori dell'epoca, noi vediamo che abbiamo alcuni che, soprattutto i comunisti, gli esponenti del Partito Comunista, che dicevano un principio, la linea dei loro interventi era questo: nessuna libertà a chi nega la libertà. Questo era il principio per cui era necessario, rispondendo alle osservazioni, alle contestazioni che venivano dall'altra parte, formulate da Giorgio Almirante, che era
relatore di minoranza, dicevano nessuna libertà a chi nega la libertà. Così incorrendo in una evidente contraddizione, perché colui che si reputa difensore della libertà è esso stesso per primo un negatore della stessa libertà, perché la libertà è tale se viene riconosciuta a tutti, non soltanto ad alcuni, perché allora non è più libertà, è un privilegio. E ancor peggio, i democristiani che, seguendo le indicazioni governative, dicevano qualcosa di ancora più emblematico, ovvero libertà a tutti tranne che ai fascisti. Libertà a tutti tranne che ai fascisti. Questi erano diciamo, i rappresentanti della maggioranza del Parlamento che negli anni 50 governava l'Italia e stava proponendo questa legislazione. E infatti la legge Scelba è una legge estremamente, estremamente severa, faceva il paio con la legge del col decreto legislativo luogo tenenziale del 26 aprile del 45, cioè erano norme che punivano con anni di reclusione chi veniva ritenuto colpevole della loro violazione. Cioè la legge Scelba nel momento in cui veniva varata puniva tutto, puniva anche l'idea di difendere storicamente il fascismo o esponenti del fascismo. Cioè, aveva un tiro ad alto zero che non lasciava scampo ed era il figlio di due cose sostanzialmente. La prima, più tecnica, questo decreto luogotenenziale che vi ho appena chiamato, che ha una data molto particolare, perché le leggi, se vengono studiate con gli occhi del tempo, hanno una capacità archeologica, fanno capire che cosa c'era in quel momento, perché le leggi sono scritte da uomini e se si cala nel contesto si riesce anche a comprendere la ratio, il clima, che noi forse oggi possiamo anche non comprendere, ma dalla legge si capisce, lo si capisce quando si leggono gli editti medievali, a maggior ragione lo possiamo capire se leggiamo le norme più recenti. Ecco, questo perché ve lo richiamo? Perché decreto legislativo luogotenenziale del 26 aprile 1945. 26 aprile è il giorno dopo il 25 aprile del 45. 24 ore prima essere fascisti era anche un motivo di vanto, anzi era un requisito morale e nazionale, insomma era uno status sociale importante. 24 ore dopo il principe di Piemonte, Umberto di Savoia, quale luogotenente generale del regno, vara questo decreto. Quindi vuol dire che non si è confrontato con nessuno, l'ha scritto lui. Gliel'hanno dettato gli americani, ma lo ha scritto lui, no? Ed è intitolato così, 24 ore dopo la fine del fascismo, punizione dell'attività fascista nell'Italia liberata. Pene da 10 a 20 anni per chi promuove la ricostituzione del partito fascista e chi svolge attività fascista, pene da 3 a 12 anni, da 10 a 20 anni, da 3 a 12 anni. Viene creato un reato all'improvviso, dopo poche ore, e quello che, come oggi, se oggi non so, essere amanti del blu è una roba normale, domani all'improvviso diventa un reato gravissimo, punito quasi come un omicidio. Ecco, qui noi abbiamo la tempestività di una norma, sono passate una manciata di minuti e già a chi è fascista si infliggono sanzioni pesantissime. E badate bene, l'articolo 8 dice che questa legge rimarrà in vigore per la durata di un anno. Quindi
ci poteva essere la furia di qualcuno punito con 20 anni di reclusione per una norma che avrebbe avuto l'efficacia di un anno. E qua siamo già, no, di fronte a una prima grande anomalia. I motivi erano due. Uno era questo, che fu, diciamo, la prima legge dell'Italia post-fascista, proprio ad horas. La seconda invece era un pochino più profonda, però spiega tutto, ci spiega anche quello che c'è oggi, ed era l'armistizio. Noi abbiamo avuto due armistizi, uno lungo, uno corto, ma sostanzialmente con l'armistizio vengono stabilite tre cose, senza stare a richiamare gli articoli, però tre cose: la persecuzione dei fascisti, che era una norma dell'armistizio che diceva che i fascisti dovranno essere perseguitati, lo scioglimento del partito fascista, l'abrogazione della legislazione fascista. Questo che era l'armistizio, quindi è stato firmato dall'Italia e dai suoi rappresentanti senza poter dire nulla, così come era, è stato imposto e preso, perché questo è un armistizio, non è un trattato, no? Questi sono dei principi che poi saranno ribaditi in maniera più estesa con tre articoli importanti nell'armistizio lungo, ma soprattutto saranno introdotti nel trattato di pace. Il trattato di pace tra l'Italia e le potenze vincitrici del 28 novembre 1947, quindi abbiamo un salto di qualche anno. Formalmente un trattato di pace, sostanzialmente non era un tavolo al quale l'Italia si era seduta avendo la possibilità di dire questa norma mi va bene, questa no, qui ti do questo, in cambio mi dai quell'altro. No, l'Italia lì si è seduta con i suoi rappresentanti, le potenze che erano tutti cinesi, c'erano anche gli ucraini, i croati, gli inglesi, i francesi, gli americani, i russi, stabilirono determinate disposizioni, e queste disposizioni l'Italia le doveva accettare. Aveva perso la guerra, non poteva dire nulla, e tant'è che non dissero nulla. Ma che cosa dice il trattato di pace? Dice tre cose: il fatto che nell'Italia dovesse essere introdotta una norma vietasse ogni forma di discriminazione, che soprattutto stabilisse l'uguaglianza fra tutti, senza distinzione di sesso, religione, opinione politica, condizione personale, eccetera. Forse l'avrete già sentito, perché è l'articolo 3 della Costituzione. Noi abbiamo un articolo della Costituzione fondamentale, che si chiama l'articolo 2, che è una traslitterazione di quello che era un principio messo nel trattato di pace, quindi scritto da altri e imposto al popolo italiano. Il popolo italiano, qui l'invasore detta legge, perché prende quel principio e se lo mette nella Costituzione. Ed è, badate bene, l'articolo con il quale vengono pronunciate la stragrande maggioranza delle sentenze della Corte Costituzionale. Da quando la Corte Costituzionale ha iniziato a svolgere la sua attività, la stragrande maggioranza delle sentenze stabilivano se una legge fosse costituzionale o meno sulla base dell'articolo 3. E attenzione, quando la Corte Costituzionale dichiara che una legge non è costituzionale, quella legge viene abrogata. Quindi noi abbiamo il popolo italiano che magari nel 2010 tramite il suo Parlamento eletto vara una norma, quella norma viene sottoposta al vaglio della Corte Costituzionale, che magari dice no, non va bene, viola l'articolo 3. Quindi noi ancora oggi abbiamo una indiretta applicazione sulle nostre norme attuali di un principio stabilito lettera per lettera da altri popoli. E questa è, diciamo, la sottomissione
del popolo italiano tutt'oggi, no? Si parla, ah, ma l'Italia è una colonia degli americani. Cosa vuol dire? Non so io da un punto di vista economico, perché faccio un altro mestiere, ma da un punto di vista legislativo, la prova provata di questa sottomissione coloniale dell'Italia ai principi americani è qui, no? In questo esame. Articolo 3 della Costituzione e articolo 15 del trattato. Non solo, il trattato ha anche un'altra grave colpa, e cioè articolo 16, l'Italia non avrebbe potuto perseguire coloro che avevano collaborato con le potenze vincitrici. Perché nel trattato avevano bisogno di scrivere una norma di questo tipo? Perché chi aveva collaborato con le potenze vincitrici, e quindi con quelle che però in quel momento erano le potenze che avevano invaso il territorio, secondo il diritto internazionale, secondo qualsiasi disposizione di qualsiasi ordinamento, furono considerati dei traditori, dei delatori, e quindi come tali soggetti da sottoporre a un procedimento penale per alto tradimento. Allora le potenze dicono: tu Italia, quelli che hanno collaborato con noi non li potrai in nessun modo perseguire. Nasce la legittimazione giuridica del tradimento svolto dai partigiani, dai collaboratori, dai collaborazionisti e da tutti coloro che precedentemente si erano schierati con l'invasore che arrivava, così andando a calpestare un principio di diritto riconosciuto proprio internazionalmente, ma imposto anche qui dai vincitori. Quindi i partigiani erano da considerarsi buoni, anche se avevano commesso coscientemente, nel momento in cui lo facevano, un reato. L'articolo successivo però dice esattamente il contrario, e cioè, articolo 17, bisognerà che l'Italia sciolga le organizzazioni fasciste, sia esse politiche, militari o in qualsiasi modo, attenzione, che abbiano per oggetto di privare il popolo dei suoi diritti democratici. Questo è un aspetto interessante per due motivi. Primo, perché se i partigiani venivano dichiarati validi, legittimi, dall'altra chi era fascista era considerato invece negativamente e aveva una sanzione. Non solo, dà anche la definizione di che cosa significa essere fascista, perché dice: organizzazione che abbia per oggetto privare il popolo dei suoi diritti democratici. Attenzione, perché questa norma, che è stata ripresa poi da un decreto legislativo il 28 novembre del 47, che l'ha fatto entrare, no? Il trattato è un accordo fra due stati, in questo caso fra uno e più stati, ma è un contratto che loro hanno, non ha applicazione diretta, bisogna prenderla, convertirla in legge, a quel punto quella disposizione ottiene un riconoscimento normativo. Ecco quello che in questo caso, cosa è successo? Che noi abbiamo la legge che riceve il trattato che ci riporta questa definizione di fascismo. È l'unica, siamo nel 2024, è l'unica che da un punto di vista tecnico è presente nel nostro ordinamento. Non ce ne sono altre. Quindi quando si dice: ma tu sei fascista, e viene detto in tribunale, i nostri giudici dovrebbero prendere le leggi, trovare dove è scritto cosa significa essere fascisti, sfoglia sfoglia, non troveranno nessuna norma, devono andare al 47 e nel 47 trovano questa definizione. L'attenzione è molto diversa da quello che uno potrebbe pensare, perché qui la definizione è chiarissima. Io sono fascista nel momento in cui mi ispiro ai principi fascisti, ma ho come scopo quello di contrarre, modificare, togliere i diritti democratici fondamentali del popolo italiano. E quindi è chiaro che se
sono fascista, ma non ho politicamente questo scopo, anche per gli stessi americani, cinesi, russi, francesi, croati, ucraini, perché c'erano anche loro, non sono fascista. Ed ecco che si comprende perché nel 57, ecco, la Corte Costituzionale, a fronte di una legge Scelba che il Parlamento aveva varato di pancia, non ascoltando gli appelli di Almirante, che diceva: attenzione, stiamo varando una legge fondata sul decreto luogotenenziale, che è vero che era molto più pesante, ma stiamo varando una legge con quello spirito, senza comprendere che in quel momento, magari all'indomani del fascismo, ci poteva stare una disposizione pesante che contraesse il diritto di essere fascisti o di comunque svolgere attività fascista, ma perché era all'indomani della guerra. Le organizzazioni statali erano ancora in divenire, non c'era nulla di certo, non c'era nulla di autoritario, quindi ci voleva magari anche un intervento pesante che facesse, no, un cambio di passo tra il vecchio e il nuovo. Ma attenzione, quello stesso legislatore aveva detto che quella norma pesantissima durava un anno, era una norma transitoria. Voi qui state varando una legge che avrà effetto per sempre, e questa legge aiuterà il processo di riconciliazione del paese, oppure sarà questa legge che andrà a scavare un solco che inizia ora e non finirà mai fra l'Italia di chi è fascista o comunque simpatizzante fascista e l'Italia di chi è antifascista? Io credo che mai delle parole di un politico pronunciate in un'aula oltre 70 anni fa possano essere considerate così profetiche come quelle di Almirante, perché l'abbiamo avuto la prova fino all'altro ieri, quello del 25 aprile. Tutti che chiedono: tu sei fascista o sei antifascista? No? E da dove nasce questa necessità? Nasce da qui, perché questo fu un timbro che venne impresso nel popolo italiano proprio nel suo intimo, nei principi costituzionali, tutt'altro, e nei suoi principi legislativi. E quindi capiamo anche il veleno che c'è oggi. Ecco, questo credo che sia un aspetto importante, insomma, da tenere presente, che ci fa capire tante cose. Almeno quella legge scelta. Sì, grazie, e mi riaggancio proprio a questa ultima parte di questa lunga trattazione interessante e importante, che serve proprio a chiarire tutta una serie di meccanismi e di cose che ci trasciniamo da ormai 80 anni ancora ad oggi. Ma proprio su questo vorrei fare all'avvocato Minutillo un'altra richiesta, cioè un approfondimento su cosa succede dopo. Cioè, c'è un momento della nostra storia che viene chiamato un po' da tutti anni di piombo, che in qualche maniera è una recrudescenza, no, di questo conflitto che sembra infinito e che ancora oggi ci portiamo dietro, tra fascisti, antifascisti, postfascisti, neofascisti, e questo suffisso fascista sta dappertutto. E allora, quanto hanno influito quegli anni, quanto ha influito quel movimento antimovimento, tutte quelle lotte di strada, tutti quegli omicidi, ragazzi di 20 anni che sono morti per le strade, per i quali ciascuno di noi credo abbia sempre un ricordo molto vivo e presente, e anche la nuova simbologia, no, che si va a collegare, che è un po' diversa da quella precedente. Questi ragazzi indossano la croce celtica, che non è certo un simbolo fascista, eppure è come se fosse una prosecuzione di un conflitto che sembra non finire mai, oggi nel terzo millennio ancora dura. Su questo mi piacerebbe un intervento, anche perché nel libro se ne parla, quindi è, secondo me, interessante. Grazie, sì, in effetti è, diciamo, la seconda parte del libro, che comincia ad entrare nel vivo, nella carne viva dell'applicazione delle norme, insomma, vedendo lo sviluppo nel tempo. E
problema dei simboli, della comunicazione, della lente di ingrandimento con cui l'autorità giudiziaria viene investita del potere di sindacare le opinioni, quindi di valutare se quel simbolo è un simbolo che non va bene, se quella frase scritta su una maglietta sia o non sia da considerarsi reato. C'è un caso raccontato nel libro di un ragazzo che in Valpusteria indossava una maglietta, boia chi molla, si va a vedere una partita di hockey e viene incriminato per la legge Mancino, dicendo no, ma lui qui in Valpusteria, dove Mussolini ci aveva italianizzati, scrive boia chi molla con la croce semplica, punito, no? Prima a Brunico, poi in Cassazione la sentenza di condanna se l'è presa. Ma qui abbiamo dei giudici che prendono una persona, guardano come è vestita e lo condannano, ancorché la condanna sia una condanna a 60 giorni, se non ricordo male, di arresto. Ma santi Dio, sono 60 giorni di arresto, quindi di privazione del valore più importante che ha un individuo, che è la libertà, imposti in ragione semplicemente di uno slogan o di un simbolo. Ecco, come si è arrivati? Perché la Costituzione venne varata con l'articolo 21 che declamava ufficialmente, no? Siamo un paese libero, mai più che ci sia qualcuno che venga a fare della censura o altro. Articolo 21, tutti hanno la libertà di opinione. Però attenzione, non tutti ce l'hanno. Perché? Perché a un certo punto il percorso inizia anche fuori, se volete. Nel 66 venne varata la convenzione di New York dell'ONU contro tutte le forme di razzismo. 66, dopo Martin Luther King, dopo l'assassinio di Kennedy, il Sudafrica, cioè c'era già un altro clima. Il concetto di dover punire, limitare, il contrastare il razzismo era diventato un tema a lungo discusso, perché era da 15 anni che all'ONU parlavano di mettere una norma come questa e si arrivò a quella e lì si dice sì, va bene, no ad ogni forma di razzismo, e fin qui, insomma, se volete, è un principio che può anche essere in qualche modo, insomma, condiviso e raccolto. Non vedo particolari problemi. Però la convenzione è lunga. A un certo punto la convenzione obbliga, in un articolo, a condannare, cioè obbliga gli stati contraenti a varare una legge nei loro paesi che condanni ogni propaganda ed organizzazioni che si ispiri a concetti razzisti, la faccio breve. Cioè si introduce a livello internazionale per la prima volta un principio secondo cui se io Stato devo punire qualcuno che fa della propaganda, lo punisco andando a valutare quello che ha detto, perché non posso punire la propaganda senza entrare nel merito. Però attenzione, è l'ONU che dice chi ha idee razziste non può fare propaganda e voi lo dovete punire. Principio delle Nazioni Unite. Grandissimo, grandissimo, primo grande macigno sulla libertà di parola, la libertà di pensiero. Se non posso propagandarlo un pensiero, ma me lo devo tenere nell'intimo, sono di fronte ad un atto che impone qualcosa. Dovete sapere che però non tutti
non tutti gli stati approvarono questa norma, perché quando si fa una convenzione multilaterale come fu quella di New York, ogni stato dice va bene, aderisco, però esprimo riserva su alcune parti della convenzione. Quindi gli stati contraenti sono tantissimi, ma molti non avevano la facoltà di non aderire a tutto. Gli Stati Uniti di questa convenzione sostanzialmente hanno espresso riserva su tutto, ma dicendo una cosa molto semplice: noi abbiamo una Costituzione, quella americana, primo emendamento, libertà di pensiero e di parola è intangibile, per cui noi non possiamo approvare questa convenzione, perché una convenzione come questa non può passare il vaglio della nostra costituzionalità. Stati Uniti, paese dentro il quale a New York era stata approvata la convenzione, e in ragione della propaganda, no, di tutta la discriminazione dei neri d'America, si era ritrovato ad essere al centro, il motore delle prime leggi di tutela razziale, ecco che furono i primi attori, dicendo no, non possiamo. L'Italia stessa a un certo punto dice anche lei su questo punto della propaganda, anche noi esprimiamo riserva, ma nel senso che noi siamo italiani, non possiamo mai dire di no, e quindi dicono sì, ma va interpretato nel senso che nessuno può essere persecutato, la libertà di parola deve essere garantita. Come si faccia a garantirla punendo la propaganda è un mistero, però noi l'abbiamo approvata in questo modo. E questo si impatta poi con la legge reale, che approva per la prima volta in Italia il principio di punizione per propaganda di idee, e da allora si incomincia la persecuzione, cioè quindi i giudici incominciano a scrutinare quello che uno fa e quello che uno dice. Tutto viene dagli Stati Uniti. Anzi, se noi consideriamo che, quindi quando noi abbiamo oggi a Bradacchio, di fronte al cimitero, qualcuno che fa un gesto o fa un saluto romano, oppure dice qualcosa, fa il rito del presente, quel qualcuno può essere giudicato in ragione di un principio infilato dentro da questa convenzione sull'antirazzismo. Se noi consideriamo che questa convenzione nacque da Rosa Parks, no? Quella donna che si rifiutò nel 56, mi sembra, si rifiutò di cedere il posto in Alabama ad un bianco, perché lei era di colore, quindi non poteva stare seduta lì, doveva cedere il posto al bianco. Queste erano le norme vigenti negli Stati Uniti, in Alabama, paese del sud. Venne arrestata dalla polizia perché non aveva ceduto il posto, e venne processata. Grande processo all'americana. Con le proteste che ne vennero fuori, vi era imputato un noto reverendo locale, Martin Luther King. Da lì nacque tutto. Quindi possiamo dire che da Rosa Parks ai saluti romani di Bradacchio c'è un collegamento stretto e diretto, no? Il fatto che siano due eventi della storia che si collegano tra di loro, perché in mezzo sono uniti da un principio, questo. E quindi, da di qui, ecco, poi la faccio molto breve, la legge reale introdusse questo principio. Poco dopo, una ventina d'anni dopo, nel 92, la legge viene aggravata, appesantita da Nicola Mancino, e si ha la legge Mancino, che punisce proprio la manifestazione, qualsiasi manifestazione di carattere razziale e anche religiosa. Lo dico perché gli stati arabi nel 66 impedirono che si potesse parlare di discriminazione religiosa. Loro dicono no, nei nostri paesi
la discriminazione religiosa non c'è, c'è una religione, la nostra, le altre non hanno alcun diritto, quindi non parliamo di discriminazione. Tant'è che la convenzione del 66 non parla di discriminazione religiosa. Ce la mettiamo noi, di nostra iniziativa, con Mancino, all'indomani della caduta del muro di Berlino, preoccupati della riunificazione. Questo lo disse Martelli, il ministro che spiegava la ragione di quella legge. Preoccupati dalla riunificazione della Germania, che fosse un evento che potesse in qualche modo riattivare dei problemi a livello di tenuta di ordine democratico e delle libertà, allora legge Mancino, aggraviamo la legge reale di 20 anni prima e ci mettiamo dentro anche la discriminazione per motivi religiosi. E qui c'è tutta la giurisprudenza successiva, perché è dal di lì a 10 anni dopo che si incominciano a vedere le prime sentenze, non più fondate sulla legge Scelba, perché la legge Scelba era una legge severa, ma nel 1957 il primo presidente della Repubblica, che poi divenne anche presidente della Corte Costituzionale, che era stato anche presidente della Camera e anche presidente del Senato, un recordman, ha fatto 4 delle 5 più alte cariche dello Stato italiano, De Nicola, primo padre della patria, da presidente della Corte Costituzionale, stabilì un principio. Sì, guardate, era stato chiamato a dire: guarda che questa legge è una legge iniqua, non è compatibile con la Costituzione. Cercò di salvarla dicendo: no, è vero che punisce, ma solo se chi fa apologia, fa manifestazioni, propaganda, eccetera, compie un rischio concreto di ricostituire il partito fascista. Siccome questa ricostituzione è stabilita in Costituzione nelle norme transitorie, la legge Scelba va interpretata così. 1957. Nel 1958 ci fu un'altra sentenza che precisava e anzi declamava in maniera ufficiale questo principio. De Nicola, a dire il vero, diceva anche un'altra cosa: è un diritto di ideologia fascista. L'ideologia fascista è protetta dalla Costituzione. 1957, Enrico De Nicola, perché è un'ideologia, se non c'è violenza, non c'è altro, c'è il pieno diritto di poterla manifestare e di averla. 58, altra sentenza che stabilì una cosa, la voglio dire perché ci collega al nostro territorio, fu la sentenza che ufficializzò il principio per cui la legge Scelba non avesse valore se non a fronte di un rischio concreto di ricostituzione del partito fascista, e nasceva da 2 casi, da 2 accuse mosse nei confronti di 2 forlivesi. Uno era un tal Casadei, un tal Monti, l'altro invece si chiamava Luigi Fratesi, era un avvocato qui a Forlì, poi perché di Forlì è scomparso qualche anno fa, ma è stato un grande esponente noto del movimento sociale e di Alleanza Nazionale, Galliano Cassidico, ma allora aveva 26 anni. Venne accusato per aver fatto il saluto romano a un torpedone di turisti che andava a Predappio. Lo videro, lo fermarono e lo misero sotto processo. Fece eccezione di incostituzionalità. In Corte Costituzionale, ad oggi, quella sentenza storica reca il nome di Luigi Fratesi, grazie al quale il principio secondo cui la legge Scelba non potesse essere applicata se non con un rischio concreto di ricostituzione è diventato un principio ormai noto ai più. Ma tutto nasce da quel suo gesto, il suo saluto romano fatto quel giorno nei pressi di Forlì a quel torpedone. Visto che è anche scomparso, colgo l'occasione per ringraziarlo anche di questo suo sacrificio, perché essere sotto processo è un sacrificio, ma il suo nome è rimasto iscritto, insomma, nella storia, per cui nella storia repubblicana c'è anche il nome di Luigi Fratesi, a cui va una mia preghiera, un mio saluto e anche da parte vostra magari un pensiero, un saluto. Ecco, qui si arriva a capire perché con la Mancino
si è ritornati a perseguitare coloro che facevano delle manifestazioni di tipo fascista, perché il ragionamento era questo. Il saluto romano è un saluto tipico di un'organizzazione del fascismo, il fascismo era un'organizzazione razzista, quindi se tu fai il saluto romano stai compiendo una manifestazione esteriore di un'associazione razzista e quindi ti perseguito. Questo è il principio, no, per cui dal sillogismo il fascismo è razzista, il razzismo è punito, allora tu sei un razzista se fai il saluto romano. Questo è stato per tanti anni il filo conduttore di parte della giurisprudenza. E però lo capite, no? Abbiamo delle leggi che questo dicevano, ma lo dicevano sempre perché l'avevano stabilito degli altri, perché questo è la cosa più impressionante. Cioè, tutte le norme che noi abbiamo, scelta reale Mancino, non ce n'è una che sia stata approvata direttamente, voluta, desiderata dal popolo italiano. Tutte norme imposte da altri popoli, alla faccia, no, della sovranità di un popolo che oggi si trova diviso perché qualcuno ha deciso che gli italiani devono stare divisi, no, tra buoni e cattivi, tra i vincitori e i vinti, tra i fascisti e gli antifascisti, e poi si creeranno anche altre tipologie di distinzioni. Però ecco, è un dato su cui riflettere, perché il popolo diviso è un popolo sicuramente più debole di un popolo che invece è unito, che magari ha fatto i conti con la sua storia, non ha bisogno di continuare ad applicare norme che sono ormai sepolte nell'archeologia della storia normativa e che quindi insomma, in qualche modo potrebbero e dovrebbero essere superate, soprattutto perché appunto il popolo non li ha mai stabiliti. Grazie, allora mi avvierei alla conclusione su un ultimo punto che vorrei trattare con l'avvocato Minutillo, che è molto più vicino a noi, diciamo. Abbiamo fatto un excursus storico a partire proprio dall'epoca in cui queste tematiche arrivano sotto gli occhi di tutti, e è stata una trattazione che ho trovato veramente interessante, non solo giuridica come vi dicevo all'inizio, ma anche storica, e anche un linguaggio, quello che ha usato con noi oggi durante questa presentazione è lo stesso più o meno che trovate nel libro, quindi come dicevo prima è tutto molto comprensibile, è una narrazione molto snella che si legge veramente con piacere. Ma vorrei arrivare all'oggi, tanto per concludere questo nostro excursus storico. Oggi che abbiamo i social network, che abbiamo una libertà di parola e di espressione che a volte insomma trascende anche, no? Cioè, quanti di noi osservando i social si rendono conto che ci si butta dentro un po' di tutto. Allora, come si colloca questo concetto che abbiamo tanto sviscerato in tanti da tanti punti di vista, della libertà e di tutto quello che abbiamo detto, in un mondo virtuale, diciamo così, che oggi insomma fa parte della vita di ciascuno di noi? Beh, il mondo virtuale è Facebook innanzitutto. Il mondo virtuale sono anche diciamo, le chat. Il mondo virtuale è WhatsApp, è tutto quello che è il sistema di comunicazione che, quando hanno varato le leggi Scelba-Mancino, non esistevano, non erano neppure immaginabili, perché allora quando parlavano di propaganda intendevano qualcuno che stampava dei volantini, poi li faceva riprodurre la tipografia, poi dopo ci metteva a distribuirli, quindi la propaganda, oppure stampava dei manifesti e li affiggeva, magari dovevano essere anche clandestini, perché se no, cioè, quello era la propaganda, un comizio, cominciava a fare, quindi una portata che era veramente. Oggi un post su Facebook in pochi istanti consente di raggiungere potenzialmente decine di migliaia di persone,
E quindi Radio Rifurdaletta ha detto: no, no, secondo noi no, il criterio della valutazione di un posto, di una pubblicazione sui social, deve essere rigoroso, così come deve essere valutata rigorosamente la propaganda o la comunicazione fatta sugli stampati o sui giornali. C'è da considerare che lo stampato, il giornale, la televisione, la radio sono strumenti di comunicazione di massa, però gestiti da soggetti iscritti ad un albo, i giornalisti, quindi con una preparazione anche professionale, con la comunicazione estremamente settoriale, e quindi è giusto che in quel caso ci sia un certo rigore, perché sto chiedendo un rigore ad un professionista che ha gli strumenti per capire quali possono essere, no, i limiti imposti dal sistema normativo, che non è mai semplice, quindi non è mai semplice quando andiamo a fare i processi, figuriamoci a monte, no? Ecco, però applicare quello stesso rigore, come ha fatto per molto tempo e anche a tutt'oggi la giurisprudenza, anche a chi fa dei post, è un ragionamento che non è sicuramente molto condivisibile. Pensate che c'è stato un caso di un'indagine che riguardava un gruppo di ispirazione nazionalsocialista nell'Alta Italia, un gruppo di simpatizzanti che avevano idee, no, antisemite, eccetera. Uno di questi venne sottoposto a processo perché aveva messo un like in un post, un mi piace. Quel mi piace venne considerato dalla giurisprudenza, dalla Corte anche di Cassazione, come una manifestazione di adesione ad un'associazione che aveva finalità razziste. Quindi non occorreva scrivere, no, iscriversi con un modulo, approvare uno statuto, fare una tessera, versare, no, ma era sufficiente il like. Con quello si chiamava la costituzione di una comunità o associazione virtuale che, se ha scopi razzisti, allora è un'associazione razzista, va punita, è vietata. Attenzione, è un principio che hanno ripreso anche le sezioni unite, anche per andare all'ultimo. Le sezioni unite, con la sentenza che ha fatto tanto scalpore a gennaio, di cui pochi giorni fa, una decina di giorni fa, sono uscite le motivazioni, dice proprio questo. Saluto romano, sì, è sempre reato da un punto di vista oggettivo, perché è un saluto, un gesto ufficialmente appartenente al partito fascista, quindi rientra sempre nella legge Scelba. Dobbiamo capire da un punto di vista soggettivo se è un reato perseguibile, perché appunto c'è lo scopo, ma attenzione, legge Mancino, lo scopo razzista e la costituzione di un'associazione con scopi razzisti non è necessario che veda dei dati formali, anche un ritrovo momentaneo di persone può essere considerato gruppo. In quel momento ci sono ritrovate, hanno fatto qualcosa e quel qualcosa le ha unite, avendole unite sono da considerarsi un'associazione di fatto, e se sono da considerarsi un'associazione di fatto hanno commesso un reato. Se ci sono delle comunicazioni razziste, comunque ci sono dei principi razzisti, è un'associazione eversiva con scopo di propaganda razziale. Il principio è quello. Basta il like, basta essere presenti per essere considerati non singoli, ma subito, no, associazione, no? Quindi in qualche modo dopo, sul punto, finite ad avere dei problemi. Ma dirò di più. Mi piace citare
un punto della sentenza che assolse coloro che avevano partecipato alla manifestazione di Sergio Ramelli a Milano. È la sentenza con cui le sezioni unite hanno deciso che appunto si doveva fare una sentenza unica per tutti, perché ogni sezione della Cassazione diceva la sua, non si capiva più quando fosse reato, quando no. In una delle prime occasioni, perché ogni anno nasceva un procedimento, no? Ogni anno veniva attivato dalla Procura di Milano un procedimento contro coloro che avevano partecipato alla manifestazione di Sergio Ramelli. In una di queste occasioni, in cui la manifestazione si era svolta in modo impeccabile, tutti in silenzio, tutti in ordine, nessuno scontro, il corteo è stato autorizzato dal punto A al punto B. Quando sono arrivati al punto B, dove c'era la lapide, hanno fatto il rito del presente e si sono sciolti senza disordini. Procura della Repubblica di Milano presenta accusa per violazione della legge Mancino. Gruppo di razzisti, perché hanno fatto il saluto romano. Assolti, il gruppo li assolve, no, questo è legge Scelba, la legge Mancino non c'entra niente, quindi vanno assolti. Appello della procura. Uno dice: oh, mi hanno assolto. No, non è mica finita. Secondo grado, quindi nuovo processo, appello della procura. Tra le motivazioni con cui la procura milanese faceva appello c'era questa: era proprio l'atmosfera di serietà e di silenzio nel quale hanno sfilato i partecipanti, che non è morta affatto la portata simbolica della manifestazione, ma semmai la cresce, rivestendola di solennità. Cioè, non se tu fai una cantonaccia, non se tu sei violento, non se tu porti qualcosa, no, e stai in silenzio. Sta in silenzio, dice la procura: no, questa è una prova. Siccome stavano in silenzio, era più solenne, ed essendo più solenne, allora sono più colpevoli di quelli che urlano. Questo fu il senso della sentenza. Voi capite che c'era la schizofrenia che era assoluta e totale, no? nelle norme. E quindi, per veramente concludere ed arrivare all'ultimo, noi avvocati, quando ci troviamo a difendere delle persone che sono accusate di violazione della legge Scelba Mancino perché hanno fatto il saluto romano, ci ritroviamo a doverci confrontare con una cura che fa di questi ragionamenti. E il problema è quando hai il magistrato che ti va dietro, perché finché hai un giudice che gli dice basta, tu al tuo gli puoi dire: guarda, purtroppo c'era la procura, però abbiamo concluso. Guarda, è successo in un comune del Mantovano, anche per stabilire un principio, che a un certo punto ebbe tra le sue, un piccolo comune, 8.000 abitanti, ma veramente piccolino, si presentò una lista, il Movimento Fasci Italiani del Lavoro, un'associazione che alcuni soggetti, insomma, molto negrini, che fondò questa associazione, che si rifaceva esplicitamente ai principi del consociativismo fascista, quindi del lavoro, no, delle corporazioni come metodo di gestione del mercato del lavoro e dei diritti dei lavoratori. Non altro, diceva: noi siamo un'associazione democratica, partecipiamo alle elezioni, per noi la Costituzione è un punto di partenza, però secondo noi il fascismo ha detto bene quando pensava di gestire il mercato del lavoro in questo modo. Fondiamo l'associazione, il simbolo è un fascio litorio. Si presentano alle elezioni. Ma espliciti, quando si presenta le elezioni bisogna presentare un pacco così di roba, bisogna presentare il programma elettorale. Il programma elettorale era scritto: noi ci rifacciamo al Partito Nazionale Fascista, riteniamo che avesse ragione, eccetera. Nero su bianco, presentano in triplice copia il simbolo
fascio littorio, movimento italiani del lavoro. La commissione elettorale dice niente, era padiglione, probabilmente prima doveva consultare centinaia di documenti per ogni lista, lì i documenti, cioè il programma c'è, il simbolo c'è, va bene, passa, vanno al voto, prendono il 10%, eleggono un consigliere comunale, una ragazza di 21 anni, Fiamma Negrini. Il giorno dopo succede il finimondo. Fiamma Negrini, succede il finimondo. No, come i fascisti eletti in consiglio comunale, con un singolo, col fascio vittorio, tutti gli sconfitti, perché il sindaco che aveva vinto diceva, è una, ha perso, starà l'opposizione, qual è il problema? No, gli sconfitti dicono, no, elezioni falsate, bisogna annullare le elezioni, ricorso al TAR, fanno ricorso al TAR. Il TAR dice, no, ma hanno preso il 10%, facciamo una cosa, annulliamo quell'elezione, quel seggio lo diamo alle altre liste di opposizione e risolviamo la cosa. No, non va bene neanche così, fanno ricorso in Consiglio di Stato. Consiglio di Stato a quel punto dice no, in effetti il 10% è troppo, hanno inciso sulle elezioni, perché quel 10% poteva andare all'opposizione e in teoria poteva vincere, quindi elezioni annullate, comune commissariato, sindaco regolarmente eletto che ha preso maggioranza dei voti eccetera, va a casa, tutti a casa, consiglieri, assessori eccetera. Si rifanno le elezioni un anno dopo, rivince sempre lui, perché evidentemente i cittadini hanno detto no, abbiamo deciso che lui doveva essere il nostro sindaco, perché ci avete annullato, chi aveva fatto tutto questo casino processuale perde ancora l'elezione, a quel punto si dà una calmata, il movimento si ripresenta con un altro nome, prende comunque una buona percentuale, ma non elegge più nessuno, e nel frattempo però la Procura della Repubblica si era svegliata, ha detto ma e li processa tutti quanti, Fiamma Negrini, suo padre presidente dell'associazione, tutti gli altri candidati, tutti sottoposti a processo per aver presentato una lista, si chiama Movimento Faccio Italiani del Lavoro. Le accuse andavano fino a 20 anni di reclusione, primo grado tutti assolti, secondo grado procura appella, secondo grado assolti, Cassazione dice sì, abbiamo qualche dubbio che possono essere considerati democratici, però lo hanno scritto nel loro atto, un movimento piccolo, per quale motivo li dobbiamo condannare, assolti. Cioè noi abbiamo, quindi alla fine questi disgraziati si sono fatti 10 anni di processi con una mannaia sulla testa di una richiesta di condanna della Procura della Repubblica di 20 anni di reclusione, per poi essere sempre assolti. Diceva Carnelutti che già l'attesa del processo è una condanna, perché attendere per 10 anni di sapere se dovrò passare 20 anni della mia vita in reclusione è qualcosa che già non mi fa più vivere serenamente la mattina quando mi alzo, e quando vengo dichiarato assolto non sono più la stessa persona di prima, perché la giustizia ha questo grande peso, ed è il grande peso della responsabilità dei magistrati, che viene lasciata troppo liberamente libera di muoversi senza mai che essi debbano rispondere personalmente di errori di questa natura che incidono e rovinano le vite delle persone. E facendo due conti, per questa vicenda assurda, inutile, perché elezioni annullate, rifatte, stesso risultato, 3 processi, noi abbiamo, l'ho calcolato nel libro, noi abbiamo impiegato 25 magistrati, 3 magistrati del Consiglio di Stato, quelli dell'appello, quello del TAR, primo, secondo, grado, 25 magistrati. Ogni magistrato un altro dirigente, più tutta la pletora di consiglieri, più gli avvocati. Voi capite che questa storia ha avuto inutilmente un costo per sociale della giustizia enorme.
quantificabile in forse qualche centinaio di miliardi di euro, perché e capite quanto sia inutile, no, l'accanimento giudiziario su vicende di questo tipo. E quindi ecco, le sezioni unite adesso hanno fatto un po' di ordine, a mio avviso con determinati accorgimenti. Il diritto di poter commemorare facendo il saluto romano, il rito del presente, è un diritto operativo, non mi sto a dilungare sulle ragioni, però ecco, questo è il è un po' il finale della il finale della 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 vicenda giudiziaria che noi oggi vediamo. Vorrei concludere ricordando un attimo soltanto un dato che aveva chiamato, richiamato Giorgio Almirante proprio nelle sue parole tanto profetiche che vi ricordavo prima, perché così concludiamo lì da dove abbiamo iniziato. Ecco, lui, vi ricordate, vi avevo detto che contestava questa legge, a tutta questa legislazione contraria al fascismo e a ciò che era di fascista, la colpa di poter andare a dividere gli italiani e il loro popolo. Parole profetiche. Lui richiamò le parole dell'onorevole Roberti, che aveva pronunciato alla Camera il 2 aprile del 1950. E disse questo: noi siamo uomini di studio e di lavoro, che siamo tornati dopo 7 anni di sofferenza e di prigionia, perché era stato incarcerato, da una guerra che abbiamo combattuto con passione e con orgoglio nazionale e non abbiamo piegato la schiena. Quando siamo tornati ci siamo dati alla vita politica, perché abbiamo avvertito essere una necessità nazionale quella di mobilitare anche le nostre energie di questa parte che era stata sconfitta per lottare per la salvezza di ciò che sopravviveva nel nostro paese. Ebbene, i giovani vedono in noi la speranza della rinascita dell'Italia, vedono la bontà della nostra azione politica, l'onestà dei nostri principi. Sì, cari onorevoli colleghi, essi vedono questo ed anche la coerenza tra l'essere e il parere, quel che in Italia piuttosto si è dimenticato. Noi siamo quelli che appariamo e appariamo quelli che siamo. Non ci siamo mai coperti il volto, non abbiamo vergogna delle cose buone, respingiamo le cose cattive. Questa onestà politica e morale che la gioventù italiana, la quale è ancora generosa e per grazia di Dio dell'Italia ha ancora vivo il senso della speranza nella rinascita del nostro paese, ecco, quella gioventù questo vede in noi. Grazie. Allora, grazie, i libri sono qui, l'avvocato Minutillo ora si siede nella sedia che ho occupato io finora, perché chi vuole un libro con dedica, abbiamo anche la firma copia, no? Perché insomma, per bene o per nulla. Portate una penna, Marco, porta una penna per favore. Prego. Una per comprendere meglio. Se una persona in una conversazione orale davanti a delle persone o su un social parla di un diversamente bianco, può o non può, per non avere problemi giuridici, utilizzare una parola che andava di moda nelle canzoni? Cioè, come faccio a parlare di una persona di colore se voglio usare un linguaggio retro e italiano e non mettermi nei guai? E però voglio essere libera di poterlo dire, perché rispondo telegraficamente. La convenzione di New York diceva che è razzista non quando si identifica un tratto somatico, ma quando a seguito dell'identificazione di quel tratto somatico io impongo una limitazione dei diritti. Quindi sei negro, no? Allora non puoi usare i bani degli uomini, ma devi andare dall'altra parte. Il
fatto del politicamente corretto del linguaggio è una ipocrisia fondamentale che è stata introdotta dalla polemica sinistroide, ma che non trova appiglio da nessun punto di vista giuridico, anche perché la stessa Cassazione, quando si è occupata di casi di questo tipo, ha condannato soltanto quando il termine epiteto negro è accostato a un insulto. Allora quel punto diventa un termine insultante, ma non perché sto identificando la persona con questo termine, che tra l'altro viene dal latino, nigger, quindi non ha nessuna valenza in sé per sé discriminatoria. L'assume se insieme da quello insulto, ma io sto insultando, allora è un aggravante. Tutto. E avrei un'altra domanda: se io in questo contesto culturale dove lei mette a disposizione la sua sapienza giuridica le chiedessi di mostrare, c'è una telecamera che va su un social, come era il saluto, è pericoloso oggi come oggi? Perché i giovani non lo sanno come si fa? Perché questo non limita. Io non mi metterei nelle mani di un giudice a capire se insegnare come si fa il saluto romano possa essere considerato no propaganda di un principio razzista. Consiglio sempre di collegare la manifestazione a un motivo concreto. Quindi io ho un atto commemorativo, sto facendo qualcosa di spirituale, sto commemorando un defunto. Lì c'è tanta roba che mi difende, che mi aiuta. Farlo così, a parte il fatto che ritengo che sia poco rispettoso, perché il saluto romano è un gesto sacro, quindi va fatto in certi momenti. Quindi poi Morosini è stato denunciato perché l'ha fatto durante una commemorazione, ma la giurisprudenza è cambiata, quindi mi auguro che possa raggiungere un risultato pieno di assoluzione. Io sarei prudente solo per questo. L'ultima domanda: ma questo fatto di non poter disporre, tra virgolette, di come mi pare del mio braccio, non va poi contro il principio dell'habeas corpus? Contro il principio? Dell'habeas corpus. Che io posso disporre. No, quello è il corpo del reato, vuol dire che diamo per scontato che quello è un reato, direi di no. No, però io trovo limitante che se voglio salutare un amico, un'amica così, perché mi va. Dov'è il faccia una cosa, quando lo saluta, muova sempre un po' la mano. Allora la ripeto, grazie.